Si chiama Po, ma ha fatto tanto. Quanto sono stati importanti per la Puglia i fondi europei del Po FESR 2007-2013 e cosa c'è da aspettarsi dal ciclo 2014-2020? Beh, partirei dal sistema delle imprese, giustamente, perché è il motore centrale dello sviluppo economico. Credo che questa programmazione ci abbia consegnato una progettualità rivolta alla ricerca industriale delle singole imprese, grandi, medie, piccole, ma anche direi soprattutto di una ricerca che si è fatta insieme al sistema della ricerca pubblica, quindi una cosiddetta ricerca collaborativa. Abbiamo anche e soprattutto cercato di promuovere l'essere in rete, quindi in rete con i centri di ricerca ma anche tra imprese stesse. E ci stiamo in questa maniera supportando un'evoluzione di quelli che sono i nostri distretti produttivi e distretti tecnologici, luoghi dove questa ricerca viene prodotta e viene maggiormente utilizzata. Ma gli interventi di questa programmazione hanno anche riguardato in maniera significativa le infrastrutture, che sono infrastrutture, definiamole immateriali, la banda ultralarga, l'azzeramento del digital divide sono il presupposto perché poi una pubblica amministrazione, sia regionale sia locale, possa attivare e fornire a cittadini e imprese servizi di gov avanzati. Quindi se non c'è infrastruttura non ci sono servizi e quindi questo è un elemento, un presupposto fondamentale. Quindi d'altro canto abbiamo coinvolto le stesse amministrazioni pubbliche nella realizzazione di servizi digitali sempre più rivolti ai cittadini. Direi che questo ciclo di programmazione ci consegna un modo nuovo di fare innovazione in questa regione che ha messo sempre di più al centro il cittadino utente. L'obiettivo è raggiungere un numero sempre più ampio di imprese, di centri di ricerca, di start-up che abbiamo pure sostenuto in questo ciclo di programmazione. Quindi soddisfatti, ma continuiamo ad essere ambiziosi e proiettiamo questi stessi obiettivi nel 2014-2020. Abbiamo ricevuto grandi soddisfazioni nel vedere mettere proprio in campo realmente alcuni modelli che abbiamo proposto al territorio. Ne cito uno a titolo di esempio, i Living Lab. Abbiamo provato a dire alle imprese, cercate di creare nuovi prodotti coinvolgendo dal primo momento l'utente finale, il cittadino, l'associazione che esprime un fabbisogno specifico, perché oggi i fabbisogni sono più diffusi e più personalizzati. Essere in grado di progettare i propri prodotti innovativi, quindi in fase di ricerca, coinvolgendo questi utenti, è un modo nuovo che stiamo vedendo, sta avendo un grande riscontro a livello regionale.